ricomincia, possiamo dire che c'è solo da riconfermare i grandi successi. Ma sicuramente dopo la passata stagione, insomma, è un po', come dire, complicato, al di là dell'aspetto, diciamo, agonistico, insomma, perché ripeto, vincere, diciamo, sembra relativamente facile, continuare a vincere, ripetersi è sempre più difficile. Però insomma ci sono delle ottime motivazioni, c'è stato un ringiovanimento un po' della squadra, è cambiata la guida tecnica della squadra, quindi diciamo ci sono tantissime motivazioni che ovviamente ci spingeranno a voler far bene anche questo campionato. Ecco, possiamo già parlare di obiettivi? Gli obiettivi è fare bene, ovvio, cioè nel senso che bisogna arrivare il più avanti possibile, e sia sotto l'aspetto della prima squadra, e molto speriamo di fare quest'anno anche sul settore giovanile, dove contiamo di investire, diciamo, le nostre risorse per continuare questa fase, insomma, di crescita del vivaio che l'anno scorso ha coronato, diciamo, il successo con la vittoria del titolo under 14 femminile. Insomma, speriamo di lavorare molto meglio anche sul settore giovanile. Grazie a voi in qualche modo c'è stata la scoperta o la riscoperta da parte di molti anche di questo sport che forse era poco conosciuto, entusiasmava poco, invece avete creato questo grande vortice di entusiasmo in città. Ma diciamo che Salerno, fortunatamente per noi, era una piazza dove la pallamano era uno sport già abbastanza noto. Ha voluto la combinazione, insomma, più che la combinazione, è stata fortemente voluta l'elezione del nuovo presidente della federazione, che è un salernitano, Pasquale Loria, a voi tutti molto noto. E devo dire, noi proveremo a sfruttare quest'onda anche mediatica che la federazione sta cercando per facendo conoscere questo sport che nel mondo primeggia. Primo sport indoor alle Olimpiadi, cioè, quindi parliamo di uno sport che probabilmente in Italia sicuramente non ricopre un ruolo che merita, e noi seguiremo la scia della federazione cercando di farci conoscere nel miglior modo possibile.